Quando siamo arrivati a Venezia, il tir è uscito dalla nave. Il giorno pioveva, il tir andava veloce, tutta acqua mi veniva in faccia. Io urlavo, piangevo, ma non mi sentiva nessuno. Mi chiamo Alida Shiri, il mio nome vuol dire donna di Ali. Il mio cognome Shiri vuol dire tante latte, molto dolce. Sono cresciuto in Afghanistan, nella città di Ghazni. E a 9 anni ho dovuto lasciare il paese perché il mio papà è stato ucciso. Io, il mio fratello e la mia sorella siamo andati dalla zia perché c'era una festa. Purtroppo eravamo alla festa che è arrivata una notizia. Ha detto che nei bombardamenti dei talebani sono stati uccisi la mia mamma e la mia nonna e la mia sorellina. Io non capivo nulla, piangevo, non parlavo con nessuno, non andavo più a giocare. Mi ricordo che un vicino di casa, che adesso non abita più qua, ha detto: ma siete sicuri di voler prendere un ragazzo dell'Afghanistan, accoglierlo a casa vostra? Perché poi non si sa mai che se un giorno magari ne mette le bombe cioè, queste persone qua, non si sa mai. Alidat mi dà ogni giorno la sensazione che la nostra vita non è chiusa. Quando apri, entra nuova vita e la vita diventa più ricca, più ampia, più grande anche. Perché con questa esperienza siamo anche cresciuti. Crescono concretamente i nostri figli con Alidat, imparano un modo di vivere, di pensare, di parlare, che è diverso di noi. Sembra, vedendo così, leggendo il mio libro, io non sono un ragazzo coraggioso, invece non è così, perché io sono un ragazzo normale come altri. E ho fatto il viaggio perché non avevo altra scelta.